Oggi ho conosciuto l'ennesimo pifferaio magico, un ministro della Repubblica che sembra non avere idee proprie e per questo decide di attaccare il Movimento 5 Stelle, mistificando o inventando di sana pianta. L'ho ascoltato dal palco dell'Assemblea Nazionale di Confartigianato. L'ennesimo discorso da palco, sempre le solite bugie. Per cui nelle economie di mercato non esiste un altro modo per creare lavoro se non quello di far assumere le imprese. E chi pensa di poterlo fare con delle scorciatoie? E non è solo il reddito di cittadinanza che è un'aberrazione dal punto di vista di valori, come giustamente ha detto il vostro presidente, non solo dal punto di vista economico. Perché io lo vedo attaccato spesso sui giornali dal punto di vista economico, ma il problema non è se c'ha le coperture o non c'ha le coperture, che sicuramente non ha. Il problema è che non si può passare il principio per il quale il reddito è la cosa fondamentale, il lavoro lo è. Avete capito? Non vi ricorda qualcuno? Per me assomiglia al politico di turno che ha iniziato la campagna elettorale per vendersi come presidente del Consiglio, magari per avallare l'inciucio elettorale tra centrodestra e centrosinistra, facendosi spazio con promesse che non potrà mantenere e attacchi proprio al Movimento 5 Stelle. E per dimostrare che è l'ennesimo mistificatore, queste sono solo alcune delle coperture che abbiamo per il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una manovra economica che ha già portato i suoi frutti in tanti paesi. Addirittura in Finlandia e in Norvegia lo hanno messo al centro delle proprie politiche economiche per il benessere dei cittadini. Calenda si riempie tanto la bocca con Industria 4.0, con l'innovazione nei processi produttivi. Ma ha ascoltato gli imprenditori che parlano di reddito di cittadinanza? Ha ascoltato gli imprenditori della Silicon Valley? Proprio il fondatore di Tesla, Elon Musk, sul nostro blog ha testimoniato l'esigenza ormai irrinunciabile di arrivare addirittura a un reddito di esistenza. È proprio l'innovazione, tanto cara a Calenda a parole, a rendere sempre più necessari periodi di formazione e riqualificazione della forza lavoro. A questo serve il nostro reddito di cittadinanza. La crisi di produttività si risolve anche e soprattutto con dipendenti e addetti aziendali che sappiano dare valore aggiunto giorno dopo giorno nel loro lavoro. Nessuno deve rimanere indietro per spingere tutto il paese più avanti. E oltre ai conti ci sono i valori. I nostri valori sono quelli che ci fanno operare nell'interesse dei cittadini, quegli stessi cittadini che a causa delle politiche di Calenda e dei suoi amici sono stati costretti a vivere senza un reddito o con compensi da fame. Questa mia risposta serve a mettere puntini sulle i, sulle tante inesattezze dette da un ministro allo sviluppo economico che sembra abbia intenzione di provare a conquistarsi la poltrona da presidente del Consiglio. Ma io ormai ho la sensazione che sempre più cittadini si siano accorti che questi ministri sono tutti fatti dalla stessa pasta. Per questo, ora che Calenda può leggere nero su bianco le nostre coperture, gli chiedo di mostrarci cosa sia questa finzione del lavoro di cittadinanza e soprattutto con quali coperture pensa di realizzarlo. Da loro arrivano solo chiacchiere, anzi danni che hanno provocato a milioni di cittadini italiani. Per questo vogliamo governare, per sanare la situazione economica che ci hanno lasciato e ridare finalmente una speranza a questo paese.